Lo scorso 24 giugno la multinazionale statunitense Jabil ha annunciato il licenziamento collettivo di 350 dipendenti. La situazione di stallo per i lavoratori va avanti da tempo. Proseguono le vertenze, le audizioni e gli incontri tra sigle sindacali, istituzioni politiche e azienda. Jabil è un'azienda molto grande, importante nel carattere mondiale e tra le prime tre terziste al mondo di manifattura elettronica. Jabil è un'azienda che prevalentemente vive di acquisizione, ha acquisito non solo il gruppo Marconi nel 2001, ha acquisito anche tutto il gruppo Nokia Siemens presente in Italia nel 2007 e l'ultima acquisizione fatta è stata effettuata nel 2015 prendendo questo sito dove ci troviamo adesso. Diciamo che sostanzialmente Jabil non ha mai avuto una vera e propria filosofia di industriale sul territorio italiano. Ha sempre effettuato lavori sul genere manifattura elettronica delle aziende che ha acquisito. Questo ha portato ad avere un'azienda che nel arco del tempo ha sempre avuto difficoltà industriali. Sono nel mondo del metalmeccanico da 20 anni e lavoro in Jabil da 4 anni, da quando la Jabil ha acquisito il ramo Ericsson. Nel corso di questi 4 anni noi siamo stati comunque sotto regime di ammortizzatori sociali, contratti di solidarietà e poi cassa integrazione, perché era un'azienda con un numero esoso di dipendenti e non c'era lavoro per tutti. In questo momento noi vediamo un'azienda molto ferma sulla sua posizione, non ha prova né che anche in sede ministeriale non ha ritrattato niente della loro dichiarazione sull'apertura di procedura di mobilità. Quindi questa cosa ci preoccupa perché vediamo un'azienda ferma nel voler andare avanti con i 350 licenziamenti. Questo è il problema reale, cioè effettivamente l'azienda dovrebbe apportare delle lavorazioni sul territorio, ma alla fine vediamo solo acquisizioni, ammortizzatori sociali. Si ritiene sempre un'azienda letteralmente in crisi, non apporta un valore aggiuntivo con le acquisizioni, ha vissuto e vive ancora sull'onda dei finanziamenti statali. Noi speriamo che l'azienda ritiri questi 350 licenziamenti e si apre un tavolo di confronto partendo da un piano industriale serio che venga rispettato da parte dell'azienda, perché nel passato questo non è stato. Se resta con 350 persone non ha ragione di esistere, non riuscirà neanche a mantenere i costi fissi. Quindi il nostro rischio e la nostra preoccupazione è che se parte questi licenziamenti di 350 persone sono a rischio, seriamente a rischio, 707 persone. E fuori da questa azienda è un deserto. Tutte le aziende stanno andando via dall'Italia, stanno portando il lavoro nei paesi di basso costo. Non ci sono più aziende che assumono e non c'è possibilità per noi già ultra quarantenni, ma vogliamo lavorare. Jabil, il primo cliente di Jabil non sono le commesse dei clienti, ma è l'INPS. Noi facciamo cassa integrazione da 14 anni. Quindi noi non facciamo 20 giorni di lavoro al mese, sono 14 anni. Noi facevamo i primi tempi una settimana sì, una settimana no, poi 2 giorni sì, 2 giorni no, poi abbiamo fatto 4 giorni di lavoro al mese. Il 1° luglio noi siamo andati e questo è stato non è stato corretto da parte dell'istituzione, siamo andati a Roma il 1° luglio con i dipendenti, ci hanno bloccato a Piazza Repubblica e non ci hanno fatto andare a manifestare sotto al Ministero. E non è inaccettabile questo, non possiamo nemmeno più manifestare. Allora la prossima protesta è alla prefettura di Caserta. E pensiamo che è vero che abbiamo fatto tanta cassa integrazione, ma vogliamo mettere in luce che i lavoratori in questi decenni che hanno lavorato qui a Marcianise hanno posto in essere tutti i meccanismi per essere concorrenziali, quindi attraverso accordi sindacali molto complicati hanno reso competitivo il sito, tagliandosi gli stipendi, tagliandosi l'orario di lavoro, cambiando spesso anche mansione all'interno dell'azienda perché in quel momento magari alcuni lavori erano andati in sofferenza ed altri no. Quindi questa si chiama flessibilità da parte dei lavoratori. Allora noi non possiamo permettere che dopo questo sacrificio una capitalizzazione degli sforzi non ci sia. Io sono entrato in Jabil dal 2007
e quando la multinazionale americana ha acquisito Nokia Siemens. Io ho iniziato a lavorare giovanissimo, a 22 anni, nel gennaio del 97 con Siemens appunto. Dal 2007 questa azienda è stata solo un disastro.